Dalla tua analisi emerge grosso modo un Putin sotto assedio, diciamo così, un presidente sotto assedio, assediato, no? Da una fortissima pressione lecita, illecita, mettiamo così, no? Lecita sono le sanzioni decise, illecita sono una serie di manovre che si fanno, insomma, in questi casi comunque, da parte dell'Occidente. Però io, come dire, offro un altro spunto, diciamo, un'altra. Posso vedere le cose in un altro modo, diciamo così, sotto un'altra prospettiva. Io vedo la Merkel e Hollande che vanno a trattare con Putin, no? Per ottenere la tregua. Vedo anche nella crisi del Medio Oriente. Come dire, l'Italia stessa che ha chiesto a Putin di essere un soggetto, diciamo così, in tutta la vicenda libica. Cioè, da più parti si chiede un ruolo di Putin, diciamo così, anche nella crisi medio orientale, che comprende ovviamente l'ISIS, ma anche, diciamo, la Siria, la Libia, eccetera, eccetera. Cioè, vedo una situazione, come dire, la vedrei come una situazione un po' più articolata di come la presenti tu, insomma, che offre diversi spunti di lettura. Dunque, io rispondo citando di nuovo Paul Craig Roberts, che sempre ieri ha detto una frase molto efficace. Ha detto: adesso la signora Merkel e Hollande hanno compreso che a Washington ci sono dei pazzi che guidano la danza. Lo dice un americano autorevole, e in qualche misura dice una cosa che tu hai adesso or ora raccontato, e cioè che l'Europa, o meglio, due paesi trainanti che hanno favorito gli Stati Uniti nel corso della crisi ucraina, si sono staccati dagli Stati Uniti, si stanno staccando, stanno autonomizzandosi. Perché? Perché evidentemente non vogliono andare oltre, perché hanno capito che tenere in piedi l'Ucraina è un problema molto costoso, molto difficile, B, che se riprende la guerra sono guai grossi anche per l'Europa, perché si spacca l'Europa. Perché non c'è solo la Hollande e la signora Merkel, ci sono la Polonia, le tre repubbliche baltiche e l'Inghilterra che vogliono andare in un'altra direzione, che è la direzione del riarmo di Kiev. Io credo che Roberts abbia ragione. Chi è che guida la danza? La mia risposta è questa: non Obama. Obama sta facendo quello che può. In realtà non è lui che guida la danza. Il viaggio di Netanyahu a Washington e l'applauso del Senato praticamente unanime, già c'erano tre o quattro senatori che non hanno applaudito, il resto praticamente interamente, quindi democratici e repubblicani, dimostra che il Presidente degli Stati Uniti deve subire in casa sua un'offesa sanguinosa, cioè un altro capo di Stato che va lì non lo incontra neppure. Non lo sta neanche a sentire, non gli chiede neanche il permesso, va direttamente in Senato e dice di fare esattamente l'opposto di quello che fa il Presidente, ma è una cosa clamorosa. Se vogliamo ragionare, a Mosca succederanno un sacco di cose, ma anche a Washington ne succedono di cose senza precedenti. Obama si difende come può, fa appunto le mosse che hai detto tu, ma mi pare evidente che la partita più importante si gioca in Europa. Ed è chiaro che gli Stati Uniti, allo stato attuale delle cose, vogliono il riarmo di Kiev. La signora Merkel e Hollande non lo vogliono, in fondo anche Renzi è andato a Mosca a dire la stessa cosa, cioè quello che è andato a dire a Renzi, non so fino a che punto ha meditato, forse appariva improvvisato, ma sostanzialmente ha detto: senza Putin non possiamo fare niente, non possiamo fare niente lì e non possiamo fare niente neanche là. Poi, se vuoi, aggiungo un altro elemento: che in tutto questo grande scombussolamento che è avvenuto c'è stato il voto del Parlamento europeo, un voto assolutamente tremendo. Cioè, il Parlamento europeo a stragrande maggioranza ha votato una risoluzione che ha appoggiato la famosa dichiarazione della signora Mogherini, e praticamente una dichiarazione che dice che l'Europa si deve armare per la guerra. Contro chi? Contro la Russia, in modo esplicito. E questa è la maggioranza del Parlamento europeo, che si capisce che quindi ci sono forze consistenti in Europa che
che si oppongono a una qualunque pacificazione, a un appeasement, a una fase di riflessione che porta evidentemente alla riduzione delle sanzioni. Questo è il punto. Quindi io vedo due forze, non Obama e non gli Stati Uniti, ma chi in questo momento guida gli Stati Uniti, che sono i neocon. Non casualmente riappare la candidatura di Jeb Bush, il fratello di Bush, che diventa improvvisamente un punto di riferimento del Partito Repubblicano. Quindi siamo di fronte a un momento in cui, ripeto, non è strano quello che succede solo a Mosca, è strano quello che succede negli Stati Uniti, dove è aperta una lotta politica all'ultimo sangue per decidere il destino dell'impero. Capito? Questa è gente che vuole il XXI secolo come il nuovo secolo americano. L'hanno scritto, l'hanno detto. E questo non è possibile perché dietro tutto c'è la Cina, che tra l'altro lancia la sua banca di investimento e di ristrutturazione. Che cosa ottiene? Ottiene che Gran Bretagna, in questo caso Germania, Francia, Italia aderiscono a una banca che si propone apertamente come alternativa alla Banca Europea degli Investimenti Asiatici e alla Banca Mondiale. Diciamo, riassumiamo. Guardiamo bene quello che succede a Mosca, ma guardiamo il quadro mondiale. Il quadro mondiale rivela numerose vere e proprie fratture in corso, non risolte, non decise. E in questo contesto mi sembra ovvio che la Russia sta esaminando e sta facendo la stessa cosa, da una parte e dall'altra. Poi, adesso abbiamo rivisto Putin, Putin è uscito, sembrava lui, io l'ho guardato, mi sembrava lui, francamente. Poi vedo che ancora una volta i giornali ucraini pubblicano una serie di analisi fotografiche per dire che Putin non era lui. E ricominciamo da capo, cioè ricomincia la nuova ondata per dire che Putin non è in carica, non sta guidando il paese, è costretto a usare il suo sosia, eccetera, eccetera. È una battaglia che, come dire, è sul filo della credibilità, ma è una battaglia che deve inquietare fortemente, perché in una situazione di tale squilibrio, ragazzi, davvero tutto il mondo sta traballando. E allora finiamo con Putin. Insomma, a tuo parere, Putin sta correndo dei rischi perché sta vincendo, cioè a partire dalla crisi ucraina, con tutto quello che è successo dopo, eccetera, eccetera, quindi la Crimea, insomma, le cose che sappiamo. Putin rischia perché vince, non perché è debole. O mi sbaglio? No, non ti sbagli, io credo che questa serie di colpi sono colpi che Putin ha assestato in realtà, a cominciare dalla Siria. Il momento in cui Obama ha oscillato più di tutti è stato il momento in cui si decideva se bombardare o no Damasco. E lì Putin lo ha disinnescato abilmente, è stata una vittoria. Ma anche la vicenda crimeana è una vittoria, perché la Russia ha ricostituito, ha riportato dei suoi confini una parte del suo territorio storico, è ritornata in patria. Infatti in questi giorni c'è continuamente da tutti i canali televisivi la frase: la Crimea è ritornata in patria, o il ritorno in patria della Crimea. Questo è un successo, non c'è dubbio, è un successo interno, è un successo popolare interno. Cioè Putin è il protagonista della riconquista di una parte. Per i militari Putin è il protagonista della conquista, della certificazione finale del mantenimento della base di Sevastopoli. Questo è un punto fondamentale che riguarda tutte le forze di sicurezza russe. Parlo di cose quindi che hanno aumentato il prestigio interno ed esterno di Putin come grande. Per questo, secondo me, è stata messa in atto una controazione destinata a indebolire la sua figura politica nel momento in cui lui ha vinto. Peraltro, qui ci sono anche molti aspetti importanti su cui vorrei attirare l'attenzione. L'Iran, che è un grande giocatore di questa partita, ma è rimasto a latere, improvvisamente ritorna a essere un protagonista. Ed è un protagonista nel momento in cui l'esercito iracheno, senza le forze dell'Iran, non poteva vincere e sta adesso ricacciando indietro l'ISIS. Allora, questa è una Erano controoperazione. già, fossero stati gli iraniani, erano già a Erano Baghdad, già a forse. Baghdad, sicuramente. E quindi io credo che anche questa è una ulteriore mossa che non riguarda direttamente la Russia, ma che indebolisce fortemente i falchi. Non c'è dubbio. Se l'ISIS
subisce una sconfitta militare. Alla fine della sconfitta militare dell'ISIS ci sarà un Iraq più sciita e più vicino all'Iran di prima. Beh, e questo che cosa produce? Per Israele e per l'Arabia Saudita una furibonda volontà di rivincita. Perché questo è il punto. Se gli sciiti allargano la loro sfera di influenza, vuol dire che l'Iran ha allargato la sua sfera di influenza, e allora Arabia Saudita, sunniti e Israele, che in Netanyahu è andato a Washington per dire che bisogna colpire, non bisogna fare nessun accordo con l'Iran, bisogna colpirlo, cioè esattamente l'altra linea. Quindi in qualche misura l'Iran sta facendo un favore a Obama, secondo quello che vedo, e sta facendo un favore indiretto anche a Putin, perché è un alleato naturale della alleanza asiatica che si sta costruendo. Quindi siamo in un momento, riassumendo, in un grande momento di cambio. Può andare in un modo, può andare in un altro. Nulla è in questo momento definito. Si tratta di vedere, per esempio, come l'Europa agisce. Qui un punto fondamentale. Se l'Europa grande incognita pure questo. Grande incognita, perché questa Europa adesso è a metà strada, è divisa in due. Sono due Europe, anzi per non dire tre, c'è la Grecia che non è stata risolta, quindi la situazione è davvero al calor bianco, davvero pericolosa, e da queste mosse di questi mesi dipenderà il futuro. Se poi si rompe la tregua in Ucraina, allora saranno guai per tutti.